Soltanto guardando il documentario con questo spirito si capisce profondamente l'intervento che ha fatto Simone Salvemini, ma si capisce anche l'operazione affidata diciamo, a questo artista greco che si chiama Kostas Varotsos, che ha avuto questo incarico da parte del comune di Otranto di trasformare il relitto in qualcosa che possa ancora comunicare diciamo, non soltanto agli uomini contemporanei, ma noi speriamo anche in futuro una tragedia o una serie di tragedie che potrebbero comunque essere evitate. Insomma, questo mi premeva dire questo fatto. Questo è importante. Io volevo anche spendere due parole. Io sono albanese, sono nata in Albania e sono anche cittadina italiana, quindi mi trovo in una via di mezzo orgogliosamente italiana, orgogliosamente albanese. Personalmente mi sento di ringraziare tutti voi, l'Istituto delle Culture, chi lavora in questo campo, per tutto il lavoro che si fa in questo campo. Perché noi in Albania, cioè è anche interessante capire che cosa si provava, vedere la nostra gente che fuggiva da una situazione difficile verso una vita migliore. Ci sono i versi di una canzone che dicono: il mare diventò una montagna di persone e la terra una mare di lacrime. Per cui grazie, ecco, da parte del popolo albanese per quello che è stato dedicato anche durante tante rassegne che voi come Istituto delle Culture del Mediterraneo fate, come per esempio quella, la rassegna Negro Amaro, che parla proprio delle storie migranti. No, tra l'altro volevo dire un riferimento a questo. In realtà questo episodio continua ancora a produrre diciamo, eventi dal punto di vista artistico, perché do una notizia un po' una sorta di anteprima che non riguarda, in questo caso non riguarda l'istituto, non riguarda, riguarda forse un'istituzione culturale ancora più importante e prestigiosa, perché tra poche settimane nel contesto della Biennale Musica della Biennale di Venezia ci sarà un'opera contemporanea dedicata alla Kateri Rades. Tra l'altro il libretto di quest'opera è scritto da Alessandro Leogrande, che poi è lo scrittore che ha anche raccontato i fatti della Kater con il libro pubblicato poi da Feltrinelli, Il naufragio appunto. Le musiche di quest'opera sono affidate ad una albanese, Adelaide Skurtai. Qui è stato ospite nostro. Sì, lo so. E la produzione dello spettacolo, dell'opera, sostanzialmente un'opera contemporanea, è affidata ad una realtà diciamo di qua, che è poi è Correia, che sta producendo sostanzialmente l'opera, insomma. Quindi questo è un fatto, il fatto che non si fermi, importante da sottolineare, insomma, quindi... Se siete d'accordo possiamo iniziare. Volevi dire qualcos'altro, Simone? Parlano le immagini. Ok, quindi possiamo partire con le produzioni. E sono albanese. E la nave Kater è la gemella della nave che io nel 5 marzo del 91 siamo arrivati al porto di Brindisi. C'è una sequenza di 2 secondi di Panayot Papa, che è proprio la nave gemella della Kater. E rivivere di nuovo questa emozione è qualcosa di forte. Sicuramente voi avete provato qualcosa di forte. A me per la prima volta, cioè io ve lo dico sinceramente, che mi sono trovato spesso
nelle stesse situazioni, sia sulla panel ottava perché io c'ero lì, ma anche quando io ero ancora studente, studiavo Accademia di Belle Arti e tiravo la corda per buttare giù il monumento di Ameroggia. Cioè, trovarmi così... Però non c'eri in quell'immagine. No, non si vede magari. Però, credetemi, quando vivi in diretta queste cose, non hai né paura, non hai né terrore, cioè vieni preso proprio dal momento. Io oggi per la prima volta ho avuto un po' di paura per la morte, cioè, a distanza di anni, in un tempo di pace magari, no? E dicevo che magari io potrei essere uno di loro, magari non essere stasera qua in mezzo a voi, non avere in braccio il mio figlio, potevo essere uno di loro. Io ti ringrazio veramente, mi hai fatto... Ed è la prima volta che Baskin parla. Io gli ho pregato diverse volte, un mio caro amico, di raccontare la sua storia, come è arrivato in Italia, non ha mai voluto spendere una parola. Quindi, infatti non me l'aspettavo quando ha detto voglio venire qui a parlare. Sì, posso dire qualcosa? Perché comunque la Paneo Papa fu la prima nave in assoluto a partire da Durazzo. Io stavo, era le 11:30 di 5 marzo, e la nave partì verso il mezzogiorno, arrivavamo a Brindisi alle 8 di sera. Ma non fu la prima nave degli albanesi che arrivò in Italia? La Paneot Papa sì. Dimenticate Otranto, mi dispiace per voi. No, guarda, ve lo posso dire io, perché a Otranto non c'erano ancora dei sbarchi. Nel 5 marzo 91, a mezzogiorno, a mezzogiorno. Va bene, guarda, al porto di Durazzo partì la prima nave. L'Albania non è solo Durazzo, l'Albania è la vabbè, mi vuole insegnare il mio passato. Io le sto dicendo che al mezzogiorno, al porto di Durazzo, sembrava come quel corpo morto che giace freddo in mezzo a una stanza e tu pensi che non succederà nulla. In giro di una mezz'oretta noi rubammo Paneot Papa, eravamo 143 persone e ci spararono. Fu la prima nave che passò il porto di Durazzo pieno di persone, infatti fu ferito anche un ragazzo di 14 anni. E infatti sulla nave non c'era nessun, cioè né pilota, né, non c'era nessuno, ce l'abbiamo guidato noi, proprio così alla deriva. Tutto questo. Io ti ringrazio anche perché so la luce di quello che dice Margherita, la prima volta che parli di questa cosa, quindi per me è doppiamente importante il momento. È vero, perché questa storia può essere anche la mia compagna, allora l'avrà spiegato. Il mio più grande orgoglio è di aver presentato questo documentario al Festival di Tirana e quindi con un risultato importante da parte del Festival, perché ecco, per me il rapporto con l'Albania è molto forte e volevo che rimanesse qualcosa anche... Il documentario è veramente molto 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 forte, a me ha segnato, mi ha fatto rivivere gli stessi... Detto da sentire più giovane sono passati un po' di anni, sì. Che poi è tutto nato perché mentre tu arrivavi con la nave io ero a scuola e quindi hanno chiuso le scuole e noi abbiamo provato a dare una mano ad accogliere queste persone che arrivavate disperati senza sapere che cosa vi aspettassi, quindi è stato ecco, un'emozione forte che ancora mi porto dentro e che provo a... Sì. Grazie a tutti e due per l'emozione che ci avete regalato. E altre emozioni ci regalerà anche Don Giuseppe Colavero, io sono sicura di questo, che prego di salire. Giuseppe, questo microfono. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Il
Beh, io non sapevo di dover intervenire anche su questi avvenimenti, però visto che con gioia ho partecipato, meglio con gioia. Con grande tristezza ho partecipato a questo documentario. No, la verità storica forse va fatta, perché ormai di storie sull'Albania ne sento da 24 anni, quindi non è vero che le prime navi di Brindisi sono le prime navi partite dall'Albania, perché i primi 6 ragazzi albanesi che sono partiti con una barca a motore e poi si è finita la benzina nel canale di Otranto da Saranda, sono arrivati ad Otranto nel giugno 1990, quando ancora l'Albania non si era neppure mossa. E uno di questi attualmente dirige un'azienda agricola a Elbasan, perché era il figlio del direttore addirittura artistico del Bassan, che io ho incontrato direttamente nel 1991. Così come non è vero, ma non è vero, va completata la storia. Purtroppo noi del sud, in particolare noi dell'estremo sud, non facciamo molto storia, facciamo silenzio su molte cose, perché i primi 1200 albanesi che sono arrivati in Italia, o meglio no, un'altra cosa, il 28 febbraio del 1991 è arrivata una piccola nave con 128 albanesi a bordo e sono stati accolti in uno degli alberghi di Otranto, e la prefettura ci ha subito mobilitati per vedere come accogliere e dove sistemarli dopo la prima settimana, viste le difficoltà incontrate anche in quell'albergo ad Otranto. E mentre discutavamo dove e chi poteva assumere la responsabilità, la notte tra il 2 e 3 marzo 1991, io ero direttore della Caritas, di queste cose le ricordo molto bene, l'arcivescovo di Otranto mi chiamò e mi disse testualmente, io che volevo andare in Brasile per lavorare come prete, mi chiamò e mi disse vieni, vieni, perché poi i brasiliani sono arrivati ad Otranto, 1200 albanesi da Valona ad Otranto. Una storia di accoglienza straordinaria, eccezionale. È vero che qualche errore si fece, si divisero gli uomini dalle donne, gli uomini nella scuola media, le donne nella scuola elementare con i bambini, con tutto ciò che questo comporta, e poi si fecero altri errori perché si portarono al camping frassanito in un aprile piovoso sotto le tende, dove però il Salento si mobilitò tutto e le famiglie salentine venivano a prendere gli albanesi e li portavano a casa per non farli dormire e mangiare in quella situazione orribile. In quei 2200 albanesi c'erano 200 minorenni e il Tribunale dei minorenni li affidò a noi come Caritas di Otranto, invitandoci ad aprire un centro accoglienza minorenni. Lo rifiutammo, perché noi eravamo già allora, e lo siamo ancora oggi, contro i centri di accoglienza. Io non so chi ci sia qui di politici, poi magari mi potranno contestare. Noi non aprimmo un centro di accoglienza per minori, per 200 minori, perché non si mettono 200 persone insieme come non si mettono 400, 500 o 5.000 come si è tentato di fare 2 anni fa a Manduria. Noi aprimmo 11 comunità per minori, con non più di 15 minori in ciascuna, e non al camping frassanito o nei campi fuori dall'abitato, ma dentro l'abitato, in Maglie, Carpignano, in Scorrano, in Corigliano, in Soleto, ma dove il sabato e la domenica le famiglie salentine prendevano questi bambini, questi ragazzi, e li portavano a dormire, a mangiare a casa loro. Quindi erano non accoglienti. Questa era, certo, minori, no, e stavano sulla nave 1200 persone, tutti uomini, pochissime donne e 200 minori. Ma mi chiudo qui, perché se mi doveste chiedere la storia dell'immigrazione albanese in Italia, sì, io apprezzo il lavoro, per carità, poi non sono capace artisticamente a capire se quel lavoro suscita reazioni come le mie stasera di grande dolore o forse di impegno sociale e politico ed ecclesiale, visto che sono anche un prete. Perché il problema... chi è che mi deve intervistare? Devo dire per un altro argomento stasera. Grazie.
Allora, non poteva continuare comunque, no, perché è sempre avete visto molti argomenti, questo è vero, quindi magari l'argomento è molto importante, magari invito i responsabili di cultura mediterranea a tornare sul tema, tornare sul tema non solo sbarchi dall'Albania, ma Albania in genere, rapporti tra Italia e l'Albania. Allora, visto che dice, no, rapporti con l'Albania, perché l'Albania? Cioè io ho l'impressione che lei, no, con l'Albania ha un rapporto speciale, vero o no? Anche il nome Hakimi dell'associazione. Certo, perché è un nome albanese. Ho sempre voluto. Ma di che cosa dobbiamo parlare? Io ero venuto per parlare dell'Adriatico. Questa è la mia curiosità. Sì. Ma no, posso dirvi le mie tristezze, se volete, oltre alle mie gioie e le conquiste fatte in Albania. Io sono cambiato, l'Albania mi ha cambiato. In una riunione di Sole e Predi mi hanno domandato una volta se volevo diventare musulmano. Perché io ho vissuto con i musulmani, ho dormito nelle case dei musulmani. Perché al sud non c'erano cattolici, allora con chi lavoravo, se non lavoravo con i musulmani e con gli ortodossi. Ma a parte questo, sì. Voi avete portato quella nave, quel relitto, come monumento bellissimo, artistico, io vi ammiro, ad Otranto. Ma sapete che ci vuole per andare in Albania oggi? Io ci devo andare fra 10 giorni, ci sono stato un mese fa. Sapete che cosa ci vuole? Ve lo racconto in 30 secondi e poi passiamo all'argomento per cui mi avete invitato. Chi vuole andare con l'aereo deve andare a Bari. Da qui a Bari ci sono 250 chilometri. Poi deve fare al 550 quando torna, perché tanto l'aereo torna sempre a Bari. Ma volete sapere a che ora parte l'aereo per Tirana da Bari? Ve lo dico io, alle ore 24 di notte. Per arrivare alle 24:20 a Tirana, dove io non so come fare per trovare qualcuno che mi venga a prendere a 00:20 a Tirana, a Linas. E poi si riparte da Tirana per venire a Bari, a luna di notte, per arrivare alle 1:20 minuti ci vogliono l'aereo da Bari a Tirana e da Tirana a Bari, e io ho parcheggiato la macchina mia a Bari e il costo del parcheggio è superiore al costo del biglietto aereo, oppure deve venire uno con la macchina che ha già fatto 500 km per andare a venire da Bari a riprendermi facendo altri 250 e 250 km. Ma che raccontiamo? Che cosa raccontiamo? Sanettini, svegliamoci. Da Otranto, dal 1992 al 1997, prima che succedesse quella tragedia, la conosco molto bene, io ho incontrato Prodi a Brindisi, che veniva ad incontrare le famiglie di quelli che erano morti. Lasciamo stare. Ma dal 1992 al 1997 da Otranto partivano 3 traghetti al giorno, 2 di sera, di notte e 1 di mattina, e quello di mattina partiva alle 10 del mattino, all'1 era a Verona, ripartiva alle 3 da Verona e alle 6 era di nuovo ad Otranto, sempre pieni. Io insegnavo storia e filosofia al liceo di Maglia, forse qualche ex alunno mio mi pare di averlo intravisto qui arrivando e salutando gente ormai di 50 anni, perché io ne ho 72, quindi figuriamoci, no? Io facevo un'ora di scuola il sabato mattina al liceo, e ho chiesto di avere un'ora sola il sabato mattina, poi correvo alla nave, mi aspettavo nel porto, facevo sabato, domenica e lunedì a Colona, ma tornavo poi alle 6 del pomeriggio. Non c'è più un traghetto che ci porta a Colona. Ma di che parliamo? L'Albania? L'Albania è lontana. Un'enormità, cara signora, sono passati 24 anni da quando è caduto il regime, da quando sono arrivati gli sbarchi e sono successe queste tragedie, ma l'Albania è lontanissima. Io vado per incontrare il Papa Giorno 21 che va in Albania, beato lui, Papa Francesco, che ha scelto l'Albania come primo paese europeo da visitare. Noi avremmo detto che la direzione sarebbe dovuta andare in Germania, no? Perché sono più ricchi, sono i più forti, sono i più potenti. Vai in Albania, poi vai in Turchia, e poi vai in Armenia. Poi forse andrà anche a Parigi, a Madrid, a Berlino. Stiamo attenti,
Stiamo attenti. Perché ho l'impressione che qualche volta sì, sono contento stasera di aver rivisto quella nave. Anche qui però chiedo ai responsabili. Qualche tempo fa sono passato davanti a quella nave, perché io vado sempre a Otranto e passo da quella nave, ma l'ho vista tutta circondata da erbe in un abbandono. Spero che l'abbiano ripulito, che l'abbiano aggiustato, perché sennò addio lavoro di artisti e di grandi, no? Stiamo attenti. L'Albania, che cos'è l'Albania per me? Per me l'Albania è stata una grande scuola, una grandissima scuola, che ha cambiato, mi ha modificato, non so se in meglio o in peggio, voi lo giudicherete voi, lo giudicano i miei superiori, il vescovo, i miei confratelli preti o la gente. Mi ha cambiato schemi mentali, mi ha cambiato modi di vedere le cose, mi ha convinto che forse, non voglio esagerare perché sennò poi gli albanesi dicono che sono diventato albanese più che italiano, forse l'Albania può tornare ad essere quello che è stato un laboratorio, un modello per l'Europa futura. Ho sentito che il signore si è sposato in Italia con un'italiana, vero? Io non so se lei è musulmano e cattolico, ortodosso, che cos'è? Cattolico? Va bene. Ma dicevo, in Albania io ho imparato a vivere nelle famiglie dove il marito era musulmano, la moglie era ortodossa, i figli li ho battezzati io cattolici. Una volta facendo un volo verso il Perù, con me ha volato una ragazza fino a Roma, di Castigliano del Capo, e parlando e chiacchierando, ho detto, si chiama Monica, dico Monica dove vai? Vado in Marocco. E che vai a fare in Marocco? Era gennaio, io vai forse per fare i bagni perché ti fa caldo più che freddo. Si dice no, Giuseppe, vado a sposarmi in Marocco. Ecco. E il marito poi tornava a Castigliano del Capo, sono a Castigliano del Capo. Cioè, ciò che io ho vissuto in Albania 30 anni fa, 24 anni fa, si ripropone oggi in Italia, si riproporrà sempre più. Mamme che avete giovani, ragazzi, ragazze, si innamorano anche quei musulmani, si vivono, costruiscono famiglie successive, future. I cattolici danno gli auguri di Bayram. Certo, i cattolici partecipano alle feste dei musulmani, i musulmani partecipano alle feste dei cattolici in Albania e così con gli ortodossi. Quindi la mania mi ha cambiato veramente da questo punto di vista. Ma per venire direttamente al tema per cui mi avete invitato questa sera, mi ha cambiato anche sognando il futuro. Prima probabilmente sognavo di morire italiano. Adesso non sogno più di morire italiano. Sogno di morire europeo. Forse vi scandalizzerete, no? Perché qualche volta anche i ragazzi e le ragazze che vengono da me nella comunità di accoglienza per gli immigrati, mi dispiace, ci sono i quattro ragazzi eritrei, me li fate venire per cortesia, perché io non sono venuto per me stasera, sono venuto per loro. Alex! Dicevo, quando nella nostra comunità di accoglienza a maglie vengono i vostri figli che frequentano il liceo scientifico, il liceo delle scienze sociali di Ricase, o anche il classico di maglie, o il professionale di maglie, poi discutendo con loro provo a domandare, dico, ma secondo voi come ci chiameremo? Meglio, venite ragazzi, venite. Sì, ma presente, sono quattro, grazie. Venite. O dico venite, ma loro parlano solo altro. Dicevo, quando i ragazzi del liceo o delle scuole in genere vengono a trovarci nella comunità dove questi ragazzi sono accolti a maglia, gli neurogiovani, spesso chiedo loro, ma secondo voi come si chiameranno le future generazioni in Italia, in Europa? E li vedo molto titubanti, peggio ancora, no, lui parla solo arabo, sai, quindi parla un po' di inglese. Specialmente se i ragazzi sono del nord, perché noi abbiamo anche ragazzi che vengono da Milano, da Torino a stare una settimana con noi, e vedo, ma no, noi moriremo italiani, vogliamo chiamarci.
chiamarci italiani, vogliamo essere italiani, vogliamo. E se ci chiameremo europei, se ci chiamassimo europei. Ecco, vedete come la bandiera ha cambiato? Mi ha stravolto. Mi ha cambiato tanto da guardare per esempio al mare Adriatico. Perché continuare a chiamarlo Adriatico? Si chiama Adriatico perché una città che si chiamava Adria, che si chiama ancora oggi Adria, era sulle sponde del mare, fu chiamato Adriatico così dai Romani o addirittura forse da prima dei Romani, ma adesso quella città è a 12 km dalla riva del mare perché l'Adriatico si è ristretto. Poi sono arrivati i veneziani che hanno conquistato quasi tutti i paesi, sia dei Balcani che dell'Italia, e anche l'Oriente, tentavano di conquistare anche Gerusalemme e Costantinopoli, e non l'hanno chiamato più Adriatico, l'hanno chiamato Golfo di Venezia. Tanto è vero che se voi andate su alcune carte geografiche, come quella che noi abbiamo messo su questo volume, leggete al posto del canale di Otranto, è scritto Bocche del Golfo di Venezia. Allora sì, sognando un po', spinto da ciò che ho vissuto studiando in Albania, ma poi anche in altre parti del mondo, forse ci siamo domandati in un convegno che abbiamo fatto all'Università di Verona, forse bisogna proporre che cambi il nome, visto che abbiamo bisogno anche di cambiare i nomi per cambiare la mentalità, per prepararci al futuro, forse potrebbe essere chiamato Golfo d'Europa, tanto ormai l'Italia fa parte dell'Unione Europea, no? Ma la Croazia fa parte dell'Unione Europea, la Slovenia fa parte dell'Unione Europea, l'Albania ha avuto già il permesso di avviare l'ultima fase che la farà entrare nell'Unione Europea, ma la Slovenia, la Croazia di Herzegovina hanno fatto domanda al Montenegro, il Kosovo, la Kosova, non vogliamo essere la Kosova, non il Kosovo, ecco, e hanno fatto domanda di entrare in Europa, cioè il futuro è questo, eh? Il futuro è questo, allora sì, stasera sono venuto qui, sono stato invitato qui per dirvi qualcosa su questa mentalità nuova e su questo impegno che non basta solo la mentalità che bisogna portare per passare. Noi ci siamo sforzati, ci siamo ancora in Albania, continuiamo a dare io e i miei collaboratori. E dal 91, è vero che è nato questa associazione? Allora, sì, ma termino un attimo il concetto di quello che è venuto, dicevo, dall'Albania poi noi siamo passati al Mediterraneo. Perché gli albanesi ci hanno portati nel Mediterraneo? Ed è chiaro che poi gli ultimi eventi, gli ultimi anni, il Mediterraneo si sta imponendo a noi. E ci siamo convinti che l'Europa o scende nel Mediterraneo o non diventerà mai l'Europa sognata dai padri fondatori. Resterà forse l'Europa dei capitalisti, dei ricchi, dei mercanti, ma non l'Europa dei popoli. Senza il Mediterraneo l'Europa non è l'Europa. Forse l'Europa del Nord. Ho cercato oggi seriamente, perché mi era venuto il dubbio che qualche golfo a nord della Norvegia e la Svezia si chiamasse Golfo d'Europa, invece no, si chiamano tutt'altro, e quindi il nome forse per l'Adriatico andrebbe bene Golfo d'Europa, ma solo come provocazione. E gli studi che abbiamo, gli studiosi che ci hanno accompagnati in questo cammino, ci hanno convinti che di queste provocazioni abbiamo bisogno 20 anni fa, 25 anni fa, 15 anni fa, ne abbiamo ancora più bisogno oggi. In che modo mi hanno convinto, mi hanno cambiato gli albanesi? Adesso ve la dico veramente molto grossa e poi aspetto anche le vostre critiche, tutto quello che volete voi. Io non sono per niente d'accordo su quello che stanno facendo le navi italiane e quello che faranno le navi europee nel Mediterraneo. Le navi devono andare a prenderli in Libia. Magari facendo pagare anche i biglietti. Perché tanto questi qui hanno pagato $3.000 per salire sulla barca dalla quale rischiavano di fare la stessa fine della Cates degli albanesi. Allora il ministro Alfano è contento perché l'Europa ha aumentato i soldi e ha trasformato il Frontex da Mare Nostrum italiano a Frontex europeo. Non è cambiato nulla. Ma non sono questi i cambiamenti che ci vogliono. La gente che sta sulla Libia, sul litorale libico e in altri paesi ha bisogno delle nostre navi per essere presa e salvata. Che senso ha andare a salvare solo metà o solo 2/3 o 3/4 anche o tutti i
quattro quinti nel mare e non andare a prendere tutti sani e salvi laddove stanno. Non mi dite che non devono muoversi, non mi dite che non devono stare, che devono stare a casa loro. Qui entreremo in un problema, in una problematica almeno più grande di me. Non so pensare neppure risposte a questi problemi, però sta di fatto che questa gente comunque in Italia arriva. Che senso ha fargli arrivare dopo aver rischiato di morire, come in 2000-2500 sono morti, pare, nel 2013 e in questi mesi ottobre. Che senso? Non ha senso. Noi ci commuoviamo, noi ci entusiasmiamo perché vediamo le forze dell'ordine giustamente che li salvano, li portano sulle navi. Abbiate pazienza, non mi basta come uomo, non mi basta come cristiano, non ne parliamo poi come cristiano. Non mi basta. È chiaro, l'Italia è stata rimasta lasciata sola, non deve rimanere sola, è tutta l'Europa che deve mobilitarsi, e poi la politica, e poi l'economia, e poi il resto. Quindi io sono venuto qui per dirvi di cambiare il nome all'Adriatico, ma dietro quel cambiamento spero di essere riuscito a farvi capire, no, che cosa c'ho dentro e che cosa c'è dietro. Grazie. La mia domanda era quella, che dal 91 che è stata fondata l'associazione Alchimi, sì, che poi ha il nome anche albanese, quindi certo, sono più di 24 anni di attività. Sì. Volevo anche, ecco, però dal modo come ha parlato ho capito che è stato un crescente amore verso l'Albania, quindi anche il lavoro che avete fatto è stato sempre più profondo, quindi con più legami con l'Albania, eccetera. Ecco perché quando un'associazione magari nasce così, però si arriva a 24 anni, vuol dire che c'è stato un impegno veramente meritevole per tutto quello che avete fatto, insomma. Ma l'impegno non è né solo mio, né solo dei miei collaboratori. Noi siamo un'associazione, attualmente abbiamo 10 sezioni in Italia, da Aghini Bolzano fino ad Aghini Ischia, Isola Verde, fino a Gallipoli, fino a Potenza, fino a Dota. Ci sono anche le sedi in Albania. Fino a Maglie, e abbiamo 23 sedi in Albania. Gli albanesi ci hanno accolto, hanno collaborato con noi e continuano a collaborare con noi. Aghini vuol dire l'alba, perché voi in Albania Aghini dice alba, e l'alba l'articolo lo mettete dopo, anziché metterlo prima. Aghini, perché per noi il nome era già segno di speranza, impegno, perché l'alba è augurio per ogni nuovo giorno. E beh, tutti voi avete visto forse anche in questi ultimi tempi su Facebook le fotografie del faro della Palacia, dietro il quale si proiettano le montagne dell'Albania. Ogni volta che il sole sorge dietro le montagne c'è il cielo limpido. Beh, anche qui alla Marina di Andrano. Anche alla Marina di Andrano, o da Castro, o da Santa Maria di Leuca, come se stesse in Albania. Ecco, il nome viene da lì. Che dirvi? Beh, io sono andato la prima volta in Albania il giorno del mio compleanno, il 5 aprile del 1991, con la barca a vela da Otranto a Durazzo, perché non avevamo avuto il permesso di attraccare a Verona, e quindi siamo dovuti andare a Durazzo. E quando siamo arrivati nelle acque di Durazzo è dovuto venire il pilota a guidare la barca a vela, perché il porto di Durazzo era tutto minato, bisognava sapere da dove si passava per non incorrere in qualche mina che ci avrebbe fatto saltare. E da allora ci ha dato un po'. 1991, il 5 aprile del 1991, perché vi l'ho già detto, senza voler contraddire gli amici albanesi e italiani, che gli albanesi erano già arrivati ad Otranto il 2-3, la notte fra il 2-3 marzo 1200 con una nave, erano già arrivati il 28 febbraio con una piccola nave con 128 persone, ed erano arrivati addirittura 6 ragazzi, 6 giovani, con una barca a vela a motore, perché sarà finita la benzina in mezzo al canale, da Saranda nel giugno del 1990. E siamo andati lì in nome della Caritas italiana, siamo andati lì in nome della Chiesa italiana, perché la Chiesa italiana voleva dare una mano a questo popolo, ed in particolare voleva dare una mano alla Chiesa, che pure era sopravvissuta non solo ai 50 anni di regime comunista dichiarato stato ateo, ma anche ai 500 anni di impero ottomano, di presenza dei musulmani a stragrande maggioranza in Albania. E lì ci fu una decisione molto importante, fummo incaricati di dividere l'Albania in 4 zone per poter lavorare meglio.
alla Caritas di Cuneo fu affidato Scutari, alla Caritas di Roma fu affidata Tirana, alla Caritas di Bari fu affidata Durazzo e alla Caritas di Otranto fu affidata Valona. E però, come si andava a Valona allora? Scusate, vi ho detto che oggi stiamo agli stessi livelli, eh? Mi dispiace che non c'è il sindaco di Otranto e il presidente della provincia e il presidente della regione, perché loro sono i responsabili di questa situazione. Non è possibile che da Otranto non si possa partire per l'Albania. Ogni volta che devo andare per urgenza devo pagare 500 euro la benzina di un motoscafo di un amico e di un'amica che mi porta una Valona. Ma stiamo scherzando? Dopo 25 anni? Questa è la situazione. Va bene, io non mi sento, ci fu dato l'incarico per Valona e a Valona, andando come cattolico, come prete cattolico, andavo con l'intenzione di fondare la Caritas, ma la Caritas è cattolica e con chi la fondavo se i cattolici non c'erano? Ho provato a fondarla con gli ortodossi, ma allora gli ortodossi assolutamente non volevano sentire parlare di questo. E allora abbiamo detto fondiamo un'associazione interculturale e interreligiosa, ed è nata così AIIMI, che è un'associazione interculturale e interreligiosa. Noi continuiamo a lavorare, AIIMI Bolzano è molto ricca e costruisce ancora scuole, ristruttura le scuole, costruisce linee telefoniche, linee elettriche, e gli altri invece intrattengono rapporti di amicizia, di solidarietà, ma tanto ormai gli albanesi sono cresciuti, l'Albania è cambiata. Noi siamo una nuova associazione, Don Giuseppe, quindi è nata da poco, da pochissimi mesi. Abbiamo all'interno dell'associazione delle persone, diciamo, le chiamiamo quelle più sagge, perché no, hanno anche l'esperienza di vita, come Mimmo, Pasquale, Daniele, il quale anche ti ha chiamato, no? Quindi l'abbiamo ringraziato per questo contatto. Quindi, e poi c'è un gruppo di più giovani che ci sono dentro. Quindi per noi questo è il primo festival delle culture mediterranee. Il fatto che la tua testimonianza che ci ha arricchito, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto in questi 24 anni, perché è veramente importante, altrimenti ecco, non avremmo insomma, collaborato se non avessimo apprezzato veramente il... questo vedo i Balcani e il Mediterraneo, è sempre di AIIMI, Centro Albanese di Terra d'Otranto. Prima sezione, io leggo, giovani ed esperti a confronto per un impegno concreto. Seconda sezione, le analisi di AIIMI. Quindi questo... L'Università di Bassano. L'Università di Bassano. Sì, io sono contentissimo di questa associazione, ha dato già subito la mia collaborazione, la nostra disponibilità, perché sì, adesso c'è l'Istituto di Cultura Mediterranea, per carità sono nate tante cose in questi 24 anni. Noi nel 1998-99 abbiamo fatto, ecco, vi invito a rinnovare questa esperienza, due meeting dei giovani del Mediterraneo. Abbiamo chiesto alle città bagnate del Mediterraneo, alle nazioni bagnate del Mediterraneo, di mandarci un ragazzo o una ragazza in rappresentante della nazione e li abbiamo presi a carico noi. Ce li hanno mandati tutti, da 22 nazioni del Mediterraneo, li abbiamo accolti a maglia, sono stati con noi 10 giorni, in collaborazione con l'Università di Lecce, di Trieste, di Firenze, di Bari, e abbiamo parlato della cultura, delle culture del Mediterraneo. E il secondo anno invece... Certo, libro, sì. e poi c'è il secondo meeting, Giovane Musica per la Pace nel Mediterraneo, e abbiamo invitato anche lì tutte le nazioni a mandarci sempre un ragazzo, una ragazza, un giovane, una giovane, che sapessero suonare e cantare canti popolari e strumenti popolari, perché noi teniamo, ecco, questa è una cosa che mi ha insegnato, un'altra cosa che mi ha insegnato l'Albania, la cultura popolare è la vera anima del popolo. Ho sentito cantare in dialetto, poi adesso la Taranta, tutto, no? La festa della Taranta, la notte della Taranta, stiamo riprendendo questa intuizione bellissima, attraverso la cultura popolare il popolo si esprime, e si esprime e mantiene per secoli, per millenni. Io non so quanto dureranno i CD, non sono antimoderno, però ho qualche dubbio, perché nella mia parrocchia ho i registri del battesimo del 1500, e mi hanno detto di informatizzare l'archivio della parrocchia, e però ho cominciato a informatizzarlo sui floppy, che adesso non legge più nessuno, l'ho dovuto passare sul CD, ho passato sul CD, quelli grandi, e adesso sono passati ai CD piccoli.
adesso non c'è più il CD, ci sono le chiavette e fra qualche anno non so che ci sarà, quindi dove leggeranno la storia della mia parrocchia che sei una sedizione. Ecco, la cultura popolare. Io la ringrazio tantissimo, veramente. Volevo chiedervi solo una cortesia. Per un minuto, questi ragazzi che vengono dal Eritrean, non vi racconto tutta la loro storia, loro parlano solo arabo, però si esprimono così. Lui ha costruito uno strumento musicale. L'altro giorno tagliavamo dei... mi mandate Said che parla un po' l'arabo fuori? C'è qualcuno di voi che parla arabo? Dobbiamo imparare l'arabo. Non basta l'inglese. Ecco, vieni Said, vieni. Ciao, vuole una domanda? Sì, sì. Ecco, chiedo che i ragazzi eseguano un piccolo loro breve canto su questo strumento che lui ha inventato e ha costruito nel nostro centro, stando con noi questi giorni. Allora, è prima domanda forse di me. Sì. No, non è una domanda. Io sono Luigi Giannetta. Non è anzi il mio intervento per contraddire quello dell'artista, non so adesso ripetere il nome, né per avvalorare le parole di Don Giuseppe, ma io sono stata testimone quel 3 marzo del 91 dello sbarco a Otranto la notte. Io facevo la direttrice didattica a Otranto. Ha dovuto mettere la scuola a disposizione. Telefona l'assessore alla cultura, perché aveva interpellato prima il bidello e non aveva avuto le chiavi della scuola, mi telefona e dice: direttrice, telefoni a Luciano, così si chiamava perché è morto, telefoni a Luciano e dica di darci le chiavi della scuola perché stanno arrivando gli albanesi a Otranto. Pare che siano 800. Nella scuola elementare, piano terre, primo piano, noi abbiamo ospitato per circa una decina di giorni, non tutti ovviamente, ma un numero grandissimo di albanesi, soprattutto uomini. C'erano anche le donne, ma erano poche. Soprattutto uomini e ragazzi sui 15-16 anni, perché gli altri più piccoli non li abbiamo tenuti noi, ma è stato il 3 marzo del 91. Grazie. La mattina dopo, quando io andai a scuola, non vi dico che come dire, che visione ebbi di tutta questa gente, che naturalmente non andava in un albergo, stava in una scuola, e quindi chi a terra seduto, chi coricato, chi sui banchi. Basta, non dico. Grazie. Pensavo grazie. Che Don Giuseppe avesse dimenticato i meeting, no, ma li ha ricordati. Grazie. Parla italiano. Allora, facciamo questo. Intanto i nomi. Allora, in testa. Brane. Poi in testa. Frasi. Alex, un applauso per te. Allora, vuoi spiegare come si chiama lo strumento? Diglielo. Allora, Hasa Esmak, questa casa. Kra. Non è chitarra, è kra. E che cosa ci suonate? Al-Hirawa è musica elettrica, ok? Thank you.
Grazie.